Oggi un sit-in dei dipendenti del comune per segnalare le problematiche dei precari che sono in scadenza di contratto di fatto. Sì, di fatto il 9 maggio scade il contratto del personale precario. Il 9 maggio si chiuderanno diversi uffici, non c'è nessuna traccia di soluzione rispetto a questa cosa. In più c'è il piano di stabilizzazione del personale precario che non è assolutamente adeguato all'esigenza, cioè il personale precario continuerà dopo 10-12 anni di lavoro al comune a restare precario, soltanto pochissime risorse sono state destinate a questo problema. Quello che chiediamo da due mesi nei quali non abbiamo avuto nessuna riunione ancora, stamattina di fare l'incontro col sindaco per bloccare una serie di assunzioni inutili e fare in modo che il personale precario riesca a mantenere i servizi che verranno chiusi il 9 di maggio. Siamo qua per sollecitare l'amministrazione perché il 9, come già sapete, scadono i contratti dei lavoratori a tempo determinato. Sono lavoratori che lavorano qua da più di 10 anni, taluni anche 19 anni. È facile pensare che in un passato recente, con 19 anni e 6 mesi un giorno, si andava in pensione. Oggi troviamo dei lavoratori precari che addirittura hanno svolto l'attività presso il Comune di Nuoro per oltre 19 anni. Quindi è una situazione che va risolta assolutamente. Non può essere risolta senza la accordo sindacale, senza i suggerimenti che il sindacato intende fare. Oggi abbiamo delle norme che tutelano i lavoratori nel miglior modo e quindi noi pretendiamo che l'amministrazione ci ascolti e siamo fiduciosi in questo perché l'amministrazione ha sempre dimostrato di essere disponibile sui suggerimenti. E in ogni caso quello che più ci preme è il 9 maggio scadono i contratti e quindi una proroga va comunque formalizzata.